facciamo in tempo a prendere anche a posto. Sì, ci prego. Colazione, questi tavoli vuoti non ci sono mai stati. Assolutamente. Potremmo prenderla in maniera positiva e dire che ci godiamo la struttura. Gli alberghi non sono stati così vuoti neanche in tempo di guerra. Oggi abbiamo 20-25 camere su 108, abbiamo 3 alberghi, aperto solo questo, quindi gli altri 2 sono a zero e qui abbiamo 20% di occupazione. L'anno scorso invece sarebbe stato? 92-93%, sono alberghi che hanno sempre viaggiato a pieno regime. A questa situazione si aggiungono le tasse? A questa situazione arrivano le tasse, che adesso ho fatto uno specchiettino. Oh Joseph, Joseph, è arrivato questo 16 settembre, adesso tocca pagare le tasse, no? No, adesso dobbiamo continuare a pagare le tasse, perché quella è una cosa che non abbiamo mai smesso di fare, i nodi vengono al pettine, quindi... Quali sono queste tasse sospese? Contributi INPS, IVA, cartella avvisi bonari, INAIL, IRES, IRAP... Pagheremo il 50% in 4 rate, quindi tra il 16 settembre e il 31 dicembre, e un altro 50% in alcuni casi viene dilazionato per 24 mesi. Questo non vi aiuta? Comunque è una dilazione, pur sapendo che sono importi non dovuti. L'IVA di marzo non ci sono stati ricavi. Allora noi sull'IRES, che sono appunto le tasse sugli utili, dobbiamo pagare un acconto, chiedere oggi un acconto sulla base del parametro dell'anno precedente, sapendo già che molte aziende, specialmente nel nostro settore, avranno delle perdite consistenti. È assolutamente una beffa. Ringraziamo comunque del pensiero, si dice così. Comunque l'importante è che non si dica che siamo stati aiutati. Questo albergo ha ottenuto 8.000 euro di contributo da parte della regione. Non ci paghiamo neanche la bolletta della luce di un mese. Dobbiamo pagare 43.000 euro di tari. Io pago per esempio 100.000 euro al mese di affitto. La tassa di soggiorno, che è la più cara d'Europa. Al momento siamo totalmente allo sbando, cioè noi stiamo andando avanti, mettendo toppe, sperando che tutto si risolva con una ripresa. Se non riparte il turismo, una zona sofferente, perché siamo tra Piazza San Pietro e Piazza del Popolo. Sono io che sono tornato in prima linea a lavorare e dar una mano. Sono uno dei fortunati che gli aiuti che hanno dato sono riuscito a prenderli. Sono serviti a pagare che cosa? I fornitori, gli arretrati, le bollette. Lo Stato adesso mi chiede conto e io devo essere in grado da pagarlo. Perché se no, come tanti ristoratori, i ristoranti chiudono le saracinesche. Non c'è nessuna deroga, quindi dal 16 settembre prende e si ricomincia a pagare. Io a pranzo facevo i numeri, 100-150 coperti, oggi ne faccio 30. Ho il 50% del personale, l'altro 50% senza cassa integrazione. Che devo fare? Quando finisce l'emergenza, se la fanno finire... A dicembre ho difficoltà, se sto con questi numeri qui ho difficoltà a riassumere. L'autunno vedo nero.